viaggio attraverso lo stivale alla ricerca di nuove prelibatezze italiane. Le nostre telecamere questa settimana hanno raggiunto per questo motivo la capitale per parlare di un prodotto già noto nell'antica Roma, il tartufo. La prima vera testimonianza diffusa in Europa la si può trovare nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, 2379 d.C. Gli aneddoti riportati hanno rivelato che il tartufo, in latino denominato terre tuber, escrescenza della terra, era molto apprezzato a tavola dagli antichi romani, che avevano copiato l'uso culinario dagli antichi etruschi. Ma torniamo ai giorni nostri e alla Roma di oggi, perché a pochi passi da Piazza del Popolo si è svolta la presentazione del protocollo d'intesa Patto Universale per il Made in Italy, Tartufo e Vino, Alfieri dell'Italia nel Mondo. Aspettando Expo 2020 Dubai, presso la sede della CIA Agricoltori Italiani, è stato siglato dinanzi ai rappresentanti della stampa il protocollo d'intesa tra AIS, Associazione Italiana Sommelier, e AIT, Accademia Italiana del Tartufo, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il connubio vino-tartufo a livello locale, nazionale ed internazionale, proprio in vista dell'importante appuntamento dell'Expo 2020 a Dubai. 9 mesi dall'Expo all'Expo 2020, quello di Dubai, ovviamente si sta lavorando tanto, quasi 6.000 km da qua, si sta costruendo il padiglione Italia, un padiglione molto particolare, un grande appuntamento ovviamente di confronto, primo Expo per quanto riguarda il mondo arabo. Io credo che da un'umile spora nasce un diamante, da un chicco d'uva un nettare brillante, che è il vino. Io inizierei con questa frase per far capire che questo contratto, questo patto, questa stretta di mano tra Accademia Italiana del Tartufo e AIS credo che sia il contratto più profumato della storia. Tartufo e vino italiano, Alfieri del Made in Italy nel mondo. Tutto il mondo chiede tartufo italiano. L'aromaticità del tartufo e la fruttuosità del vino, in un'unione di intenti in cui il bosco e la vigna, lo chef e la cantina, ma anche un'identità in cui il tartufo e il vino possono rappresentare da soli tutto un portabandiera della enogastronomia in Italia e nel mondo. Tutto nasce da madre terra, tutto ha la piacevolezza di essere raccolto dal vignaiuolo o dal cavatore, ma soprattutto avremo una grande identità. Un ulteriore passo in avanti in un percorso di eccellenza in cui svolgono un ruolo fondamentale le istituzioni e in cui sono preziosi il confronto e la collaborazione costante con il mondo agricolo. Io credo intanto che il tartufo, il vino e l'agricoltura in genere abbiano un'attinenza strettissima con quello che accadrà a Dubai nei prossimi mesi. Dico questo perché tutti i temi ambientali di abbattimento della CO2, di manutenzione al territorio, di gestione del paesaggio, di valorizzazione del paesaggio come elemento economico e non solo come elemento ambientale, sta nel nostro mondo. Una giornata importante perché intanto si è sancito un connubio che naturalmente esiste, ma che forse mai nessuno ha pensato di formalizzare. Il vino e il tartufo sono due elementi fondamentali dell'attività agricola, sono elementi fondamentali della gestione del territorio, sono elementi fondamentali del patrimonio turistico, ambientale e paesaggistico. E quindi ecco che fondere gli interessi di chi produce vino e di chi cerca tartufo diventa strategico anche per noi che ci occupiamo professionalmente di agricoltura. Gli agricoltori sono i custodi dell'habitat in cui viene il tartufo e sono i custodi del territorio e del paesaggio. Noi stiamo cercando sempre di più di limitare al minimo il peso, diciamo, della chimica, cerchiamo di utilizzare meno risorse naturali, meno acqua, di utilizzare meno carburante, perché abbiamo avviato ormai un processo virtuoso di attenzione particolare, perché ormai tutti hanno capito che la tutela del territorio è l'elemento che sostanzia la produzione. Il tartufo è una spia, è una sentinella. Dove c'è inquinamento non viene il tartufo.
Nella conferenza sono state illustrate le azioni che saranno messe in campo per riconoscere e supportare il ruolo del vino e del tartufo quali custodi e garanti dell'ambiente e della qualità dell'offerta, nonché quali ambasciatori internazionali della cucina italiana nel mondo, portatori e simboli di identità culturale e valore aggiunto per l'economia del nostro paese. Il tartufo e il vino rappresentano gli alfieri assoluti del Made in Italy e insieme a questi due prodotti vogliamo raccontare e cercare di dare stimolo imprenditoriale a quello che può essere per l'Italia veramente una chiave di lettura nuova. Di fatto oggi abbiamo dato concretezza a quel salto culturale, a quell'approccio culturale nuovo che noi come Accademia stiamo portando avanti da anni. Il protocollo firmato con AIS è proprio nell'ottica di una valorizzazione di quel binomio enogastronomia e territorio che ci vede protagonisti. Intendiamo dare stimolo imprenditoriale a tutte quelle aziende che legate al mondo del tartufo e del vino possono cogliere occasioni di crescita e di sviluppo e magari dando anche un'importante svolta, un'importante chiave di lettura al recupero di terreni abbandonati, incolti, in veste di tartufo, in veste di vigna nuova, magari anche utilizzando quelli che sono i cambiamenti climatici per dare nuove produzioni. Tutto questo ci vede protagonisti insieme ad AIS anche in altri progetti come Paesi Custodi del Tartufo, dove comuni ricchi di tartufo ma nello stesso tempo non famosi come tante altre loro comuni vicini hanno deciso di dare una svolta all'agricoltura eroica impiantando tartufi ad alta quota, creando opportunità di lavoro e di crescita professionale. Un'iniziativa per la conservazione del tartufo in Umbria nasce a Scheggino, un vivaio a sostegno di coloro che intraprendono la tartuficoltura. Produce piante micorizzate per la coltivazione dei tartufi con una metodologia rivoluzionaria. Sono piante di quercia, nocciolo e carpino, curate una ad una da mani innamorate ed esperte. Quali sono gli obiettivi di Trafford? In primo luogo, dare un futuro al tartufo italiano. In secondo luogo, promuovere l'imprenditoria agricola e rilanciare una filiera sostenibile di qualità. Trafford è un immenso vivaio che si ritrova a Scheggino, nel cuore della Valnerina, dove vengono piantate delle piantine appunto micorrizzate, dove sono piene di spore fruttifere, di spore di tartufo che, se poi portate in altri terreni adeguati e idonei, possono portare i loro frutti, quindi creare altre tartufaie. Questo porta comunque un futuro per un prodotto come il tartufo che può essere messo a rischio da disboscamenti, da incuria dei terreni, da terreni lasciati incolti, e dall'altra parte può rappresentare anche una forma di investimento imprenditoriale per chi decide di intraprendere il percorso della tartuficoltura, in quanto la Urbani Tartufi assicura anche il riacquisto del prodotto che si ha dal terreno dopo un tot di anni, appunto dopo aver trascorso quel tempo che la terra possa concedere al tartufone di maturare. Inoltre, proprio per consentire anche ai più giovani di accedere alla tartuficoltura, Trafford metterà a disposizione anche delle iniziative di formazione e di educazione, delle vere e proprie master school che partendo proprio dalle piantine che si ritrovano nelle nostre serre, andranno a intersecarsi con una serie di attività che saranno legate alla biodiversità, che saranno legate alla tutela dei nostri terreni, alla salvaguardia del terreno e all'utilizzo più idoneo di queste piantine alla cura dei terreni incolti. Oggi il sommelier ha delle competenze molto approfondite, non fosse altro perché deve abbinare dei prodotti di enogastronomia, deve abbinare delle eccellenze, deve abbinare degli ingredienti ad un vino e debba avere anche delle conoscenze approfondite in questo settore. Quindi volete, chi meglio del sommelier è in grado di andare a raccontare anche questi aspetti? Quindi il sommelier farà il comunicatore di questi due prodotti. Per noi come Associazione Italiana Sommelier è una giornata memorabile questa, perché insieme all'Accademia Italiana del Tartufo abbiamo siglato un protocollo che consentirà a entrambi i sodalizi di andare a raccontare in Italia ma anche nel mondo, quindi complice anche l'evento di Dubai del 2020, questi due prodotti fondamentali del nostro patrimonio agroalimentare, due prodotti che stanno bene insieme, che hanno moltissime assonanze.
Oggi abbiamo fatto un abbinamento decisamente interessante, curioso. Siamo famosi nel mondo per il tartufo, oggi diventiamo famosi nel mondo anche per le nostre bollicine italiane. Perché le bollicine non sono soltanto la festa, ma sono un elemento che consentono degli abbinamenti piuttosto variegati, piuttosto spalmabili su tante tipologie. In Italia spesso abbiamo collocato le bollicine alla fine del menù, in un ambito particolare o nei giorni della festa, ci accorgiamo di quanta versatilità e poi soprattutto nel nostro paese in ogni dove c'è un vitigno particolare che è adatto alla spumantizzazione, quindi ogni regione ha il suo cult, al suo mercato di riferimento, al suo vitigno di riferimento, il suo vino di riferimento, così come sicuramente in ogni regione d'Italia c'è una varietà di tartufo appetibile. Tra l'altro nell'immaginario il tartufo è un prodotto individuabile in un periodo particolare dell'anno, solitamente nell'autunno, solitamente pensiamo al tartufo bianco di Albo, di Acqualagna, ma ci accorgiamo invece, e questo è opportuno segnalarlo, divulgare conoscenza al consumatore e anche all'operatore, che il tartufo è presente nel nostro paese e nei vari areali tutto l'anno con diverse tipologie, con diversi stili, con diverse cultivar, potremmo dire come facciamo per l'olio extravergine e come facciamo per il vino, allo stesso modo di come gli abbinamenti efficaci possono essere tantissime con le pietanze che il nostro paese esprime. Il piatto della perfezione italiana nel mondo è un brand di Accademia Italiana del Tartufo e la ricetta unica verrà indicata a tutti i ristoranti coinvolti con lo scopo di unire le preziosità del Made in Italy al tartufo tutto l'anno e nella sua precisa stagionalità, con la sua massima aromaticità e fragranza. La guida sarà organizzata in ogni minimo dettaglio e ruoterà attorno ad un codice etico. Il coordinamento verrà sviluppato attraverso un comitato scientifico composto da sensorialisti del tartufo, esperti di cucina, giornalisti gourmet e sommelier, professionisti. Sarà assolutamente la prima guida al mondo che narrerà il tartufo e il vino italiano. 1000 i ristoranti che potranno diventare patrimonio dell'identità italiana. Stiamo partendo da questa guida perché vogliamo raccontare tutti i ristoranti o come diceva il Presidente Mesa, tutti quei locali che utilizzano il tartufo in maniera etica. In maniera etica quindi significa in maniera naturale, cercando di ridurre quelle che sono le sostanze chimiche. E soprattutto utilizzare il tartufo italiano. Dall'accordo di oggi scaturirà anche la nascita di una guida ai ristoranti del tartufo, che è la prima guida in Italia del settore. È una guida pionieristica. Sarà sicuramente una compagna di viaggio per molti turisti, sia italiani che internazionali, perché potranno approcciare a tutti quei ristoranti che, avendo firmato un codice etico con l'Accademia, approcceranno al tartufo in maniera naturale, non utilizzando le sostanze chimiche, ma presentando solo e esclusivamente il tartufo italiano. Andremo a individuare, grazie alle delegazioni AIS, 150 ristoranti per le 150 delegazioni e andremo anche a dargli una sorta di classificazione in base alla loro qualità. Uno, due o tre tartufi. Quindi va da sé che avere comunque un tartufo sarà sinonimo di grandissima qualità, fino ad arrivare poi a tre tartufi dove chef sperimentatori porteranno all'ennesima potenza quello che è la sapidità e il valore culinario del tartufo. Mi raccomando ragazzi da prendere sempre in guanti bianchi, il tartufo, questo è un nero pregiato meraviglioso di questo momento, dicevo l'aromaticità del tartufo, la fruttuosità del vino, il bosco e la vigna, lo chef e il vignaiuolo, naturalmente anche l'identità di una cultura italiana che vuole assolutamente rispetto di madre terra. Dovremo cercare di formare il ristoratore ad assoluto protagonista del tartufo e del vino ed è una identità unica. Curiamo il piatto della perfezione che può essere benissimo degustato dal grande gourmet ma anche dai palati vegetariani. Un tagliolino con della crema di burro, di malga, grana padano, copioso tartufo e ci mettiamo la grande cremosità della bollicina, magari un Trento Doc che rivela assoluta speditezza. Oggi si celebra una grande amicizia, un patto che farà bene al Made in Italy, creerà cultura, creerà economia, ma darà soprattutto identità al bosco e la vigna dove ci lavorano in tanti
paladini della natura e strenuamente difendono i nostri territori. Abbiamo bisogno di queste persone che veramente danno il cuore e l'anima per darci emozione a tavola. Dobbiamo dare la possibilità a tutto il mondo di venire in Italia, trovare un baluardo di biodiversità in un ristorante e il sommelier che gli abbina elegantemente il calice di vino. Anche nel 2019 l'export sostanzialmente è il fattore di crescita del paese. Abbiamo come obiettivo 500 miliardi di esportazioni per il 2020, siamo fermati a 480 nel 2019. E chiaramente di questi numeri il 10% sono le esportazioni nel mondo agroalimentare. Un patto come quello di oggi tra il mondo del vino e il mondo del tartufo segna un patto tra alfieri e la produzione di qualità italiana. Questi alfieri possono essere anche gli apripista per tutta una serie di prodotti della qualità appunto italiana che ci auguriamo e nei prossimi anni possano andare a riempire le tavole di quella fascia media di popolazione a livello globale che cresce in modo forte ogni anno, soltanto in Cina 10 milioni all'anno di classe media. Questa gente dovrà scegliere cosa mangiare e una promozione integrata del sistema del prodotto agricolo italiano può portare su queste tavole il prodotto di qualità che noi riusciamo a produrre. Il tartufo italiano è un prodotto che riesce a esprimere in sé quello che l'Italia in fondo è, no? È un prodotto che nasce in modo molto naturale, che non può essere soggetto a coltivazioni intensive, quindi è una caratteristica molto italiana ed è un prodotto che ti costringe in qualche modo a tutelare la natura e a lavorarlo col minimo impiego di sostanze che non siano quelle appunto naturali del prodotto stesso. Eventi come Expo Dubai sono vetrine dove si può iniziare a trasferire questo concetto, no? Quindi la qualità unita anche alla sostenibilità, l'Italia è il paese col prodotto più salubre al mondo e sicuramente anche all'innovazione della lavorazione dei nostri prodotti, che è un'innovazione che rispetta molto la terra, se ne è parlato tanto oggi anche. Qualità sostenibile e innovativa sulle tavole di tutti i cittadini che passano a scegliere di comprare un prodotto di una qualità migliore rispetto a quelli del passato. Italia del tartufo onora Gianluca Semprini, Eloy Corona, amico dell'Accademia, per aver manifestato profondo impegno nel saper raccontare la bellezza e il valore del Made in Italy con garbato piglio accademico. Vi ringrazio, è troppo veramente. La conduzione di oggi di Gianluca Semprini è stata assolutamente gradevole, affascinante e empatica e oggi abbiamo voluto onorarlo con un diploma e una medaglia. Amico del tartufo significa amico dell'Accademia e significa partecipare alla promozione del Made in Italy con intelligenza, pacatezza ma tanta competenza. Da Roma e dal mondo del tartufo ci spostiamo in quello della meccanizzazione agricola con i servizi curati dal nostro invitato speciale Fabrizio Salce. Partito con un clamoroso incremento delle vendite nei primi tre mesi del 2019, più 29%, grazie ad un andamento stagionale particolarmente mite, che il mercato di macchine e attrezzature per il giardinaggio ha poi registrato cali costanti nel periodo primaverile ed estivo e si teme di chiudere il 2019 addirittura con il segno negativo. Questa è la previsione fornita da Coma Garden, l'associazione dei costruttori di macchine per il giardinaggio e cura del verde, nel corso della conferenza stampa tenutasi il 27 novembre scorso a Milano. I fenomeni meteorologici hanno un'influenza diretta sul mercato dei mezzi meccanici e anche sulla localizzazione geografica della domanda, anche se il nostro paese mantiene una differente predisposizione agli acquisti nelle diverse aree. Complessivamente il nord rappresenta circa il 55% del mercato delle macchine per il gardening, mentre il restante 45% risulta distribuito in modo pressoché equivalente fra centro 22% e meridione 23%. Al di là delle variabili meteorologiche e della loro influenza sull'andamento stagionale del mercato, il trend di lungo periodo appare favorevole per l'importanza crescente che le manutenzioni verdi hanno soprattutto nei contesti urbani.
Il presidente di Coma Garden, Renato Cifarelli, ha ricordato come l'espansione delle aree urbane sia un fenomeno globale che interessa tanto i paesi più sviluppati quanto quelli emergenti e in via di sviluppo. Il mercato in Europa è in leggero calo, dovuto principalmente a un calo dei mercati del nord Europa dovuto al tempo e al caldo estivo. In Italia il mercato fino al terzo trimestre era in aumento, un aumento intorno al 6%, parliamo di numero di macchine, mentre ci aspettiamo un fine anno in calo perché il maltempo che abbiamo avuto nell'ultimo trimestre porta naturalmente e purtroppo a minore manutenzione, quindi a meno vendite di macchine per la manutenzione del verde. Nel 1950, a fronte di una popolazione mondiale di circa 3 miliardi di individui, il 70% della popolazione viveva in aree rurali e solo il 30% era concentrato nelle aree urbane. Nel 2050, con una popolazione di 9 miliardi di persone, il rapporto sarà esattamente invertito, con il 70% della popolazione mondiale concentrata nelle città e nelle metropoli e solo il 30% distribuita nei territori rurali. Questo avrà riflessi significativi sulla domanda di macchinario specifico per le manutenzioni, per le attività multifunzionali, per le nuove forme di arredo urbano, come il verde verticale, i giardini pensili e le bioarchitetture. Le professioni legate al gardening, alla cura del verde, alla manutenzione delle aree all'aperto e all'impiantistica sportiva hanno acquisito in questi anni un'importanza crescente. Per soddisfare questo fabbisogno di competenze di tipo tecnico-meccanico è nato il progetto EIMA Green Academy, promosso da Coma Garden, Federuna Coma, in collaborazione con la Scuola del Parco di Monza e la Scuola Agraria di Minopri in Lombardia, nonché l'ente di formazione dell'Emilia Romagna Dinamica. Si tratta di un percorso formativo presentato il 27 novembre a Milano con una conferenza stampa che integra con moduli specifici di meccanizzazione le materie già presenti negli orientamenti delle scuole specializzate. All'interno dei piani didattici un preciso monte ore verrà dedicato alla descrizione del parco meccanico per il gardening, alle prove dimostrative e all'addestramento degli operatori. L'idea nostra è che stia cambiando completamente il sistema di manutenzione. Stiano cambiando le città, ci sia bisogno di più formazione per sfruttare meglio le macchine, per riuscire a fare un'ottimizzazione dei costi e quindi abbiamo deciso di allearci con le principali scuole di formazione di giardinieri, manutentori del verde in Italia per fare fattor comune e poter sviluppare un'implementazione dei loro corsi di formazione per sfruttare meglio le macchine, conoscere meglio le macchine e conoscere anche le normative di sicurezza all'utilizzo delle macchine. La seconda parte è una parte un po' più teorica sull'utilizzo e l'ottimizzazione delle attrezzature e la terza parte invece è una parte pratica da sviluppare probabilmente in collaborazione con le aziende in cui ci saranno delle prove in campo per vedere effettivamente come si utilizzano le attrezzature nel modo migliore. Il percorso che gli studenti e il personale da formare realizzano presso le scuole si concluderà con alcuni seminari e con un tour educational nell'ambito di EIMA Green, la rassegna internazionale delle tecnologie per il giardinaggio e la cura del verde che Federuna Coma organizza all'interno della grande rassegna della meccanica per l'agricoltura EIMA International, che terrà a Bologna la sua prossima edizione nel novembre 2020. La rassegna internazionale EIMA Agrimac di New Delhi ha chiuso la sua sesta edizione biennale con un risultato sostanzialmente positivo. Apertasi giovedì 5 dicembre, la tre giorni indiana si è conclusa nel pomeriggio di sabato 7 con un totale di 34.000 visitatori, 17 in meno rispetto all'edizione 2017, provenienti da vari stati dell'India e da numerosi paesi dell'estremo oriente e dell'Africa, fra cui Cina, Algeria, Uganda, Tanzania e Ghana. Oltre 400 industrie della meccanica agricola e della componentistica specializzata hanno presentato la propria gamma di prodotti selezionati per rispondere alle esigenze di un'agricoltura, quella del subcontinente indiano, che è in fase di sviluppo e che punta a migliorare sul piano delle rese produttive, ma anche sulla qualità e salubrità delle produzioni.
L'affluenza di visitatori è risultata in calo rispetto all'edizione precedente, come effetto della congiuntura negativa che ha visto nell'anno in corso una flessione della domanda di macchinario agricolo in India. Le vendite di trattrici risultano infatti in calo del 10%, un fenomeno ritenuto fisiologico dagli analisti locali, dopo il boom di 800.000 immatricolazioni avvenutosi nel 2018, che ha imposto l'India come il mercato nettamente più vasto a livello mondiale. Le aziende italiane che hanno partecipato a DEMA Agrimac possono mettere a frutto i contatti sviluppati nel corso della rassegna e in particolare negli incontri business to business organizzati da Federunacoma e Dice con operatori economici provenienti da Bangladesh, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malesia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. Un appuntamento quello di oggi che è giunto al termine e noi ringraziamo tutti coloro che davanti alle nostre telecamere o di fronte ai loro televisori di casa ci hanno dedicato il loro tempo. Noi diamo appuntamento per i prossimi servizi che AgriSapori costantemente porta a casa vostra per comunicarvi il buon cibo e l'agricoltura che lo produce. Grazie ancora per la vostra attenzione.